A Teramo, dopo il completamento dei lavori di rinnovo del manto stradale via Sant'Antonio, è stata nuovamente aperta al pubblico, rivelando nel processo dei magnifici mosaici romani appartenenti a due antiche domus. Mentre si attende il reperimento di fondi per la messa in valore di questi tesori archeologici tramite la sovrintendenza, la strada è stata riaperta ma limitatamente al passaggio pedonale. La via ora offre uno spazio ampio e accogliente, con una pavimentazione che si addice al prestigio del centro storico. Questo è lo stato dei luoghi e la condizione che riconsegniamo alla città. Sicuramente si va verso la pedonalizzazione a tempo indeterminato, perché comunque questa è una via che ha una sua connotazione naturale, potrebbe essere identificata come via del gusto. C'è una pasticceria gelateria, c'è un bar ristorante, c'è una pizzeria. È chiaro che cercando di coordinare in un'immagine coordinata gli arredi e il verde, questo è naturalmente un salotto all'interno della città. La decisione presa dall'amministrazione comunale di pedonalizzare la via ha comportato una modifica alla viabilità. Via Cirillo, precedentemente a senso unico, ora potrà essere percorsa dalle auto in direzione Corso dei Michetti via Savini, proprio come via Sant'Antonio prima dei lavori. Colgo l'occasione per dire che via Sant'Antonio potrebbe rappresentare nell'immaginario collettivo una sorta di campione di quello che potrebbe diventare nel medio periodo questa zona della città, se consideriamo i lavori del mercato coperto, del teatro romano, il Braga, insomma questa diventerà veramente una zona bellissima con i crismi delle città moderne che comunque si rifanno alla propria storia.